che purtroppo si è suicidato il 11 gennaio, mi sembra, scorso, quando aveva soltanto 26 anni. Allora, questa cosa ha suscitato un dibattito in tutto internet, ci sono continuamente adesso incontri, riunioni, conferenze che riguardano il caso di Arno Schwarz. Al di là dei motivi per cui lui si è suicidato, che come dice due giorni fa la sua fidanzata Tara, ha scritto sul suo blog che il motivo del suicidio di Arno Schwarz non è la depressione come molti hanno così presupposto, ma in realtà è un caso legale che è l'ispirazione del nostro incontro oggi, e cioè che Arno Schwarz, che ha una biografia lunghissima nonostante la sua giovane età, aveva downloadato illegalmente, come noi illegalmente siamo qui oggi, 5 milioni quasi di articoli da una piattaforma che si chiama JSTOR, una piattaforma che non so quanti di voi conoscete, comunque adesso Juan Carlos poi ci spiega bene di che cosa si tratta. È una piattaforma che noi accademici, io faccio la ricercatrice all'Università di Copenaghen, e appena sono entrata all'Università di Copenaghen mi hanno dato la chiave d'accesso a questa piattaforma, che è un accesso a una banca dati di articoli, di cui moltissimi sono di pubblico dominio, che però JSTOR ha in qualche modo si fa pagare dalle università, dai membri, l'accesso in questo luogo unico. È come se voi pagaste per avere una cosa che in realtà è gratis, però perché la trovate qui, in questo bar, in questo luogo, allora pagate l'accesso al posto. Questa è un po' la filosofia. Comunque Aaron aveva fatto un'azione di disobbedienza civile, come lui diceva, di downloadare questi 5 milioni di articoli dall'MIT di Boston e rimetterli in circolo su internet. Questa cosa aveva suscitato intanto una denuncia da parte di JSTOR e dell'MIT e comunque un'accusa che rischiava 35 anni di carcere, se non sbaglio, una multa salatissima, e soprattutto la cosa che pare ad Aaron premesse più di tutti, l'accusa di felony. Adesso siamo qui non tanto per parlare del suicidio in sé per sé, ma delle cose che Aaron ha fatto per internet, delle tematiche che la sua scomparsa ha suscitato. Adesso, prima di passare la parola a Juan Carlos, io vorrei leggere una cosa molto bella che Aaron ha scritto, tra l'altro l'ha scritta qui in Italia nel 2008, non so che città c'era in Italia, comunque stava ad Eremo in Italia. E mi è venuto in mente di buttare giù questa cosa che è famosissima su internet, si chiama Guerriglia Open Access Manifesto, ed è proprio dell'Open Access che vorremmo cominciare a parlare con Juan Carlos. Allora lui dice delle cose molto interessanti. Intanto, l'informazione è potere, qui sto citando Aaron nel suo manifesto, l'informazione è potere, ma come ogni tipo di potere ci sono quelli che se ne vogliono impadronire. L'intero patrimonio scientifico e culturale, pubblicato nel corso dei secoli in libri e riviste, è sempre più digitalizzato e tenuto sotto chiave da una manciata di società private. Vuoi leggere le riviste che ospitano i più famosi risultati scientifici? Dovrai pagare enormi somme ad editori come Red Elsevier. C'è chi lotta per cambiare tutto questo. Il movimento Open Access ha combattuto valorosamente perché gli scienziati non cedano i loro diritti d'autore e che invece il loro lavoro sia pubblicato su internet, a condizioni che consentano l'accesso a tutti. Ma anche nella migliore delle ipotesi, il loro lavoro varrà solo per le cose pubblicate in futuro. Tutto ciò che è stato pubblicato fino ad oggi sarà perduto. Questo è un prezzo troppo alto da pagare. Forzare i ricercatori a pagare per leggere il lavoro dei loro colleghi, scansionare intere biblioteche, ma consentire solo alla gente che lavora per Google di leggere libri, fornire articoli scientifici alle università d'élite del primo mondo, ma non ai bambini del sud del mondo, tutto ciò è oltraggioso e inaccettabile. Sono d'accordo, dicono in molti, ma cosa possiamo fare? Le società detengono i diritti d'autore, guadagnano enormi somme di denaro facendo pagare l'accesso ed è tutto perfettamente legale, non c'è niente che possiamo fare per fermarli. Ma qualcosa che possiamo fare c'è, qualcosa che è già stato fatto, possiamo contrattaccare. Tutti voi che avete accesso a queste risorse, studenti, bibliotecari, scienziati, avete ricevuto il privilegio, potrete nutrirvi al banchetto della conoscenza mentre il resto del mondo rimane chiuso fuori. Ma non dovete, anzi, moralmente, non potete conservare questo privilegio solo per voi. Avete il dovere di condividerlo con il mondo. Avete il dovere di scambiare le password con i colleghi e scaricare gli articoli per gli amici. Tutti voi che siete stati chiusi fuori non starete a guardare nel frattempo. Vi intrufolerete attraverso i buchi, scavalcherete le recensioni, libererete le informazioni che gli editori hanno chiuso e le condividerete con i vostri amici.
Ma tutte queste azioni sono condotte nella clandestinità, oscura e nascosta. Sono chiamate furto o pirateria, come se condividere conoscenza fosse l'equivalente morale di saccheggiare una nave ed assassinarne l'equipaggio. Ma condividere non è immorale, è un imperativo morale. Solo chi fosse accecato dall'avidità rifiuterebbe di concedere una copia a un amico. E le grandi multinazionali, ovviamente, sono accecate dall'avidità. Le stesse leggi a cui sono sottoposte richiedono che siano accecate dall'avidità. Se così non fosse, i loro azionisti si rivolterebbero. E i politici, corrotti dalle grandi aziende, le supportano approvando leggi che danno loro il potere esclusivo di decidere chi può fare copie. Non c'è giustizia nel rispettare leggi ingiuste. È tempo di uscire allo scoperto e, nella grande tradizione della disobbedienza civile, dichiarare la nostra opposizione a questo furto privato della cultura pubblica. Dobbiamo acquisire le informazioni, ovunque siano archiviate, farne copie e condividerle con il mondo. Dobbiamo prendere ciò che è fuori dal diritto d'autore e caricarlo su Internet Archive. Dobbiamo acquistare banche dati segreti e metterle sul web. Dobbiamo scaricare riviste scientifiche e caricarle sulle reti di condivisioni. Dobbiamo lottare per la guerriglia open access. Se in tutto il mondo saremo in numero sufficiente, non solo manderemo un forte messaggio contro la privatizzazione della conoscenza, ma la renderemo un ricordo del passato. Vuoi essere dei nostri? Luglio 2008, Eremo Italia.